MC Ivano è tutti, nessuno e ognuno di noi. Ed è proprio quella parte del nostro carattere o quelle nostre idee che vorrebbero uscire fuori, ma che non possono o non riescono a causa di qualche limitazione o discriminazione. È quella parte utopica che crede ancora nei sogni, che se crede in qualcosa cerca di raggiungerla, ma è anche realistica se necessario. E questo lo ritroverete dentro la mia musica. MC Ivano nasce nell'8 agosto 82, sono un leone, e già da piccolino ho avuto la passione per la musica hip hop, nel senso che alle elementari ho cominciato a conoscere questo genere grazie al fratello di un mio compagno di classe che faceva questa musica, e mi sono cimentato anch'io a fare le mie prime produzioni rap, diciamo. Ero bambino in taverna sulle cassettine. Ma la vita prende fuoco come in un camino. È stato tutto un crescere poi, nel senso che ho fatto un CD autoprodotto intitolato Tutto quello che sono. E nel 2006 il mio primo album ufficiale con la mia etichetta Lana International, intitolato Niente su di me. Amicizie false svanivano per strada. Niente su di me, diciamo che rappresentava lo stato d'animo di quel momento. Ai tempi ero uno dei primi che faceva questo genere. Nel mio paese comunque mi chiamavano Eminem perché ero il primo che si vestiva col cavallo basso e tutte queste cose. Adesso molta gente si veste col cavallo basso, è la stessa che comunque mi criticava, magari tenta di fare rap, perché comunque è diventata un po' una moda. Ai tempi erano veramente pochi che facevano questo genere, appunto Niente su di me diceva che non volevo sentire più niente su di me, sul mio modo di vita, sul mio stile di vita. E racchiude tante canzoni che sono sia rabbiose che di amore, che parlano di vita, che parlano di sogni. Diciamo che dà più sfaccettature di me. Quelli che sono stati più notati sono Bucio di te, di cui c'è anche un video, e poi La mia stella, che è stato il singolo per eccellenza dell'album, che è girato in molte radio e che ha permesso alla gente di conoscere MC Ivano. Credo che ognuno ha una stella per sé. La mia stella vede la partecipazione di Bonella Boschetti, una bravissima cantante blues, che comunque ha contribuito molto con la sua voce a rendere il tutto più melodico e più professionale. La mia stella! Dopo Niente su di me esce un EP di 4 brani, intitolato 4 quarti, sempre con Lana International, che potete trovare in vendita sui principali digital store. 4 quarti racchiude 4 canzoni completamente diverse tra di loro, e di molte di queste è stato fatto un video della regia di Giuseppe Bruno. Tra queste c'è What's Going On, che è un brano di denuncia sociale che cerca di far capire quanto stiamo rovinando il mondo e quanto l'uomo con la violenza, le guerre e tutto quanto sta portando alla distruzione quello che è il nostro mondo. Quindi porta un attimo a pensare. C'è anche una frase appunto che dice: uccidiamo il mondo e questo piano di sangue si sporca, e dopo ci chiediamo di chi è la colpa. Uccidiamo il mondo e piano questo di sangue si sporca, e dopo ci chiediamo di chi è la colpa. Ma nel fango una generazione sogna, stanca di false promesse e di ogni menzogna. Un canto di libertà si alza dal fondo, una scossa che farà vibrare il mondo. It's on the fucking brain, scream your pain. Un'altra canzone si intitola Primo Mattino e cerca di dare un'impronta positiva a tutte quelle persone che vanno al lavoro, fanno un lavoro comune, appena alzati, che può essere dal cestinaio a impiegato, all'operaio. E praticamente descrive la giornata, all'inizio della giornata lavorativa, cercando di far affrontare la giornata in una maniera appunto ottima, positiva. Nel senso che non bisogna troppo pensare ai problemi, ma pensare che c'è sempre tempo per sognare, divertirsi e gingivolare, anche se in realtà magari uno è costretto a fare 8 ore di un lavoro che magari non gli piace. Ivano appunto ha più sfaccettature e suona la mia canzone, invece è la tipica canzone da club. Diciamo che è un brano ironico, dove io appunto incito il DJ a suonare le mie canzoni, sperando che poi la suoni, non so chi la suoni sinceramente. Mi chiamo MC Ivano, non McIvano, ma sbagliano il mio nome in TV e in radio. È fuoco su fuoco, basta una scintilla nei palinsesti, mi conosci per la mia stella. Metto a fuoco l'obiettivo anche senza un piano, mino e colpisco questo rap italiano. Ho un regista video che è il numero 1, risponde al nome di Giuseppe Bruno. La mia gente
fa parte dell'essere Ivano anche un brano come Esiste un posto, che è un po' più riflessivo, che cerca di descrivere quello che potrebbe esserci dopo la morte e che appunto narra di alcune persone a me care che sono scomparse. Io credo esista un posto per tutti quanti, dove dopo questa vita incontreremo gli altri. Alcuni sono partiti senza salutarci, lasciando un vuoto che non può colmarsi. La vita corre in fretta lungo queste strade, il vento porta via guerrieri, questo accade. A volte sto in silenzio e contemplo il cielo, so che siete là, io vi vedo. Io credo esista un posto per tutti quanti, dove dopo questa vita incontreremo gli altri. E sarà musica e bere fino a tardi. Hey, su, potete sentirmi?